Ciao ragazzi, io sono Bluefire e oggi giochiamo a un altro minigame che non ho ancora mai neanche provato, quindi stupiamoci. Color your floor. Ok. Ora. Bene. Siete voi nella Bluefire TV? Wow. Ok, mi sono teletrasportato. Bene, si inizia così. Le regole sono molto facili. L'obiettivo è dipingere il più possibile i blocchi camminando sul terreno. Il giocatore che ha colorato più blocchi in un minuto vince. Ora. Vabbè, need two player. Ok, entriamo qua. Io sono entrato in un gioco. Bene. Ci manca un giocatore, possiamo cominciare. Quanto pare, allora ne manca uno. Bene. Sì, vi aspetto io l'ultimo. No, aspettiamo in live 30 secondi, se poi non lo trova, perché è la prima volta che lo gioco, magari succede qualcosa di epico e me lo perdo. Sì, va bene. Ah, anche qua ce ne sono altri, tutti e quattro però. Quindi ce ne manca uno. Bella. Sì, cosa c'è qua? Un crafting table. Oh, è arrivato. Qua, amico. Amico, qua, vieni qua. Ecco qua. Dove è andato? È sparito. Vieni qua. Vieni qua, amico. Amico, ma ne manca un. Ma dai, lo troverà il cartello. No, va a buttarsi giù. Ma andiamo a picchiarlo, non lo so. Yeee, vabbè, inizio io quando. Allora inizia il minigame. Quando sto qua. Sto fenomeno cliccherà qua sopra. Ci vediamo in game. Bye bye. Ok, ragazzi, eccoci, è partito. L'obiettivo è colorare il più possibile, quindi. Boh. Facciamo come fanno tutti quelli su YouTube. Che non si sa perché, ma praticamente fanno tutti così. Allora, io direi di seguire una tecnica furba, ossia correndo si va più veloce, quindi si va più blocchi. Non saltellando come i nabbi che fanno tutto. Sì, allora corriamo dappertutto, in poche parole. Sì, mi prendo la mia area di gioco. Non devo ripassare su dove ho fatto io. Ok, devo fare qualcosa che sia difficile da ricoprire. Boh, chissà se sto vincendo o no, non capisco neanche. Bene. Questa area è abbastanza mia. Ehi, seguiamolo. Potrebbe essere un trucchetto funzionale questo, seguire le persone. Effettivamente no, sto andando malissimo. Quindi coloriamo tutto il bordo. Ok, ora passiamo. Sì, questa può essere una buona tecnica. Cioè passare tutto il bordo, infatti. Guardate, ragazzi. Oh no, 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 ci siamo quasi. Oh, chi ha vinto? La zero. No, 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 non funziona. Riproviamo, ancora, ragazzi. GG. Ok. Ancora una volta, ragazzi. Dai, dai, dai. Venite. No, che fine avete fatto? Ne manca di nuovo uno. Vabbè, se torna faccio un'altra cosa, se no no. Bene. Questo è il gioco. Bella ragazzi. Dai. Vabbè, niente, se torno agli altri faccio un'altra partita, se no. Finita qua. Bene ragazzi, stasera non c'è tanta gente, quindi il video finisce qua. Spero che questo minigame vi sia piaciuto. È abbastanza anche divertente, colorare tutto. Sì, ci vediamo al prossimo video della Bluefire TV, è tutto. Bella ragazzi, bye bye, scusate il video corto, ma non c'è più gente che entra in questo momento, quindi in un altro momento farò un altro video magari. Farò 3, 10 o 100.000 partite con i miei amici di Skype, che sono in 100.000 a chiedermi qualcosa, di fare un video assieme. Bene, wey, tutti assieme, dai, entrate, entrate. Qua, ragazzi, wey, pinguino e tizio. Ragazzi. Ehi, qua. Venite qua. Non lì, qui. Qui, ok. Ci siamo, due. Clicca, uno. Ok, tizio. Vieni di qua. Uno. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, vi faccio un altro match. Oh yeah, tre. Due. Uno. Allora, la tecnica era giusta, ossia cominciare a fare tutto il bordo correndo al massimo e via, ossia non ho colorato tanto. Boh, ma che colore sono?
Ah, sono rosso, ragazzi. Camminavo sul mio colore, ovviamente. Non avrei potuto migliorare. L'obiettivo, secondo me, cioè la cosa migliore da fare, è fare tutto il perimetro. Poi è un'impressione solo mia, ma il perimetro è più difficile da ricolorare. Perché se ne stanno tutti nel perimetro adesso? Io vado a fare il mezzo. Oh, mi hanno imitato tutti quanti. A questo punto. Oh, ma che schifo è! Guardate che ho fatto. Sono quello che ha fatto più schifo di tutti. Ma perché non ho corso, ovviamente. Potevo correre in realtà. Veniamo alla zero che vince sempre. È un mito. Vediamo se fanno un'altra partita. Dai. Yes. Sì, dai. Di nuovo. Vieni qua, dai, facciamo l'ultima. Dai, vieni qua, facciamo l'ultima. Sì, dai. Sì, ecco l'ultima per voi, ragazzi. Ok, stavolta corro. Sì, mi piace un sacco sto minigame. Corri, via! Sono il verde, me lo dice lì. Bene, questa volta non sbaglierò. Questa volta non fallirò. Oh, perché verde vince sempre. C'è uno che ha avuto la mia stessa idea, quindi potrei usare. Invece che i due quadretti interni, userò i due appena subito dopo. Vediamo se funziona. Non funziona. Stupide idee che mi balenano in mente. Non funziona. Beh, proviamo ad andare dove non è andato nessuno. Ecco, questa potrebbe essere un'ottima idea. Sì, ok. Siamo a 81. Corri, corri, più veloce del mondo. 95. Chi è che ha così tanto colore? Rosso, la 0. Dobbiamo passare, dove passa la 0 allora? Capito il trucco per vincere questo minigame? La 0 vince sempre, se no. Stupido la 0. Se ci passiamo sopra cosa succede? Di che colore diventa? Ha vinto Andrew. Boh, io non riesco a vincere. Bene, ragazzi, adesso io saluto YouTube. Hi, bye bye. YouTube. And YouTube Session. Ok. Dalla Blue Fire TV è tutto. Potete vedermi nella Blue Fire TV, glielo scrivo anche loro. Blue Fire TV, yeah. Tu sì, yes. Perfetto. Bene, ragazzi. Da Blue Fire TV è tutto. Lasciate un mi piace, un commento. Provate anche voi il minigame. Se vi piace colorare le cose. Posso buttarmi giù, vi prego. Sì, il video è tutto. Bella, ragazzi.